Benvenuti a questa nuova edizione del Bene Giornale di Pegaso TV. Elisa Consoli, una delle tante donne vittime di violenza, si è raccontata nella puntata di oggi dei Fatti Vostri su Rai 2, il servizio di Filomena Ruggero. Nella puntata di oggi, nel programma I Fatti Vostri di Rai 2, abbiamo ritrovato Elisa Consoli, la ragazza che con la sua preziosissima e guerriera mamma, Narita Novelli, e con il suo avvocato Massimiliano Santaiti, si è rivolta all'associazione Non Solo Chiara e all'Istituto Europeo Pegaso per raccontare per la prima volta in pubblico la sua storia, fatta di violenza e prevaricazione da parte del suo ex compagno. La testimonianza generosa di una donna che da poco è riuscita ad uscire da un incubo, iniziato 2 anni fa quando si è innamorata dell'uomo sbagliato. L'Istituto Europeo Pegaso e l'associazione Non Solo Chiara si stanno adoperando per cercare insieme una strada non facile da attraversare per ottenere un fondo di garanzia per le donne vittime di violenza e i loro figli, oltre a una priorità per la partecipazione di bandi di start-up per l'imprenditoria femminile. Elisa si regala e conquista la platea con la sua generosità, con il suo senso di responsabilità. Voglio essere la speranza per chi vuole uscire dall'inferno della violenza. Niente, Chiara non può parlare. Io sì, e io devo parlare tutti e due. Questo è il suo. Nella conferenza stampa di domani a Roma si parlerà della nascita della Banca Carità Antoniana, la banca che dà quello che ha alle persone in difficoltà. Ce ne parla Filippo Moscagiuri. Aiutare i poveri contribuisce a far ripartire l'economia, perché i poveri spendono, mentre i ricchi accantonano. Con questo motto è nata il 17 marzo scorso la Banca della Carità Antoniana, costituita e ideata dalla Fondazione Antoniana con il patrocinio e il sostegno delle Nazioni Unite Academic Impact e del Giubileo dell'Educazione. Si tratta dell'unica banca che dà tutto quello che ha alle persone in difficoltà. L'iniziativa serve proprio ad aiutare i centri antoniani e i parroci a rispondere a quelle famiglie che per le loro difficili condizioni non hanno un minimo di denaro corrente o non sono in grado di pagare bollette di elettricità e gas. Il fondo della Banca Carità Antoniana è costituito dalle donazioni raccolte dalla Fondazione Antoniana attraverso benefattori e azioni di raccolta. Lo sportello, con le entrate e le uscite, è visibile sul sito della Fondazione Antoniana e anche sul sito del Giubileo dell'Educazione vi sarà un'area dove si potrà visionare le entrate e le uscite della banca o partecipare attivamente con un contributo. L'iniziativa sarà presentata ufficialmente a Roma domani 22 marzo in una conferenza stampa alla presenza tra gli altri del presidente della Fondazione Antoniana, padre Gaetano Lorusso, e del responsabile del Giubileo dell'Educazione, Domenico Di Consa. Nuovo bando aperto dalla Commissione Europea per progetti dedicati allo sviluppo del settore marittimo. Ce ne parla Tiziana Puttano. La Commissione Europea e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca hanno aperto un invito a presentare proposte nell'ambito del progetto Blue Labs, ovvero laboratori creativi per lo sviluppo di idee e innovazioni da applicare al settore marittimo e all'ambiente marino. L'obiettivo è quello di promuovere Blue Labs per pilotare soluzioni nuove e sostenibili nell'affrontare sfide e opportunità marittime e marine dell'economia blu, attraverso una nuova idea di lavoro. I Blue Labs saranno luogo di ritrovo per i giovani scienziati, i quali, sostenuti dai ricercatori, dalle industrie e dai vari stakeholder locali, sosterranno lo sviluppo di un'economia blu sostenibile, perseverando le risorse marine e gli ecosistemi. Inoltre, il 5 aprile a Bruxelles si terrà un evento di presentazione dedicato a questo bando. La scadenza prevista è per il 31 maggio 2016. È stata festeggiata ieri, 20 marzo, la 4ª giornata internazionale della felicità. Gli approfondimenti di Filippo Moscagiuri. La ricerca della felicità è un obiettivo umano fondamentale. Con questa motivazione, il 28 giugno 2012 è stata indetta dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la Giornata Internazionale della Felicità, da festeggiare a livello globale il 20 marzo di ogni anno. In occasione della 4ª Giornata Mondiale della Felicità è stato pubblicato l'ebook I Happy 2015, edito dal Corriere della Sera, che raccoglie tutti i dati sull'andamento della felicità degli italiani nel corso del 2015 con la classifica delle città più felici e più infelici e cercando di spiegare i motivi che hanno contribuito a generare buon umore o tristezza. La regione più felice d'Italia è l'Umbria, seguita dalla Puglia.
mentre al terzo posto si posiziona il Trentino Alto Adige. Tra le province invece trionfa Novara, che precede Genova, prima nel 2013 e terza nel 2014, e Lucca. Tra le top 10 anche Firenze, Cagliari e Bari. Roma passa al 102esimo posto dal 41esimo posto. Milano, nell'anno di Expo, dall'ultimo posto del 2014, si classifica stavolta al 27esimo posto. Si è tenuta sabato 19 marzo presso la Biblioteca Provinciale di Foggia l'ottava edizione del Festival Colloquia 2016. Vediamo il servizio. Si è tenuta sabato 19 marzo la conferenza conclusiva dedicata alla geopolitica con riferimento alla politica estera dell'Italia tra paure e speranze di Colloquia 2016, il Festival delle Idee Innovative organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Foggia. All'incontro, moderato da Gad Lerner, hanno preso parte Riccardo Iacona, autore e conduttore di Presa Diretta, Emanuele Parsi, editorialista del Sole 24 Ore ed esperto di politica internazionale, e Alessandro Politi, analista politico e direttore del centro di ricerca affiliato direttamente alla NATO. Gli argomenti trattati durante il dibattito sono stati molti, dall'emergenza migranti alla politica di Renzi rapportata a quella estera. L'Italia è debole nella politica estera, hanno dichiarato Politi e Parsi. Due grandi nazioni come la Cina e gli USA si stanno indebolendo. L'Africa sta crescendo, diventando economicamente e strategicamente importante, anche se non si è ancora integrata. Inoltre, i relatori hanno concentrato l'attenzione sul fatto che i terrorismi sono satelliti delle mafie e che in Italia fino ad oggi non c'è stata una sola vittima del terrorismo internazionale, mentre i morti ammazzati dalla mafia sono davvero tanti. Per questo nel nostro paese la prima sfida da affrontare è quella della mafia. Il festival conferma anche quest'anno tanta attenzione e partecipazione di pubblico che ha apprezzato e applaudito il lavoro della Fondazione Banca del Monte di Foggia che insieme alla Biblioteca Provinciale è riuscita a regalare al capoluogo dauno 1 a 2 giorni di identità storica e culturale mai viste prima. Il bilancio dell'ottava edizione è più che positivo. Si è tenuto sabato 19 marzo scorso presso i locali della parrocchia Gesù e Maria la prevista assemblea per l'elezione del coordinatore regionale di Fare Ambiente. All'unanimità dei convenuti e alla presenza dell'architetto Francesco Bacchelli che ha presenziato i lavori, la votazione ha portato all'elezione all'unanimità di Marcello Amoroso, che così ha potuto proseguire nel suo programma e nel suo progetto finalizzato alla crescita e al maggior radicamento sul territorio pugliese di Fare Ambiente, che oggi è la quarta struttura ambientale per importanza a livello nazionale. Abbiamo sentito nei nostri studi il dottor Marcello Amoroso. Tra gli argomenti trattati nella nostra intervista non potevano mancare riferimenti al referendum del prossimo 17 aprile, dove i cittadini richiedono l'abrogazione del provvedimento per le ricerche petrolifere nel mare Adriatico e Mediterraneo. C'è stata la mia elezione di sabato pomeriggio a coordinatore regionale di Fare Ambiente, già sono coordinatore provinciale, ma provvederò praticamente quanto prima di mettermi a vedere spazi per non prendere il proprio incarico. Dice molto bene, nel fine anno, noi non lo sapevamo, per i giuristi ambientali di tutte le associazioni che noi comunque partecipiamo nel Comitato Nutri, l'hanno trovato nel famoso decreto mille proroghe che lei conosce, col decreto Sblocca Italia, la possibilità di trivellare e hanno regalato per 2.000 euro le tremiti a una ditta fallimentare, la Petroceltic, di trivellare alle tremiti e quindi nel nostro Adriatico. Dice bene, a livello costituzionale non si doveva tenere perché il professor Enzo Di Salvatore ha preparato 6 quesiti referendari, di cui praticamente ultimamente gli altri 2 appesi sono stati bocciati il 9 marzo e quindi ne è rimasto soltanto uno, quella sulle 12 miglia, però le dico, domenica scorsa sono stato al comitato referendario, ce ne saranno altri referendum praticamente l'anno prossimo. A noi non ci interessa, stiamo mobilitando la gente per portare la gente a votare, perché nel senso della questione, ecco il nostro voto a sì, le cose si decidono col territorio. Quindi hanno fatto bene le regioni che praticamente hanno proposto i referendari, i referendum, per i cavi della Corte Costituzionale ne ha bocciati ancora altri 2. Ma sostanzialmente il discorso è questo, e noi, lei sa che io sono un tecnico, noi abbiamo un'Italia che è carsica
che è sismica, e quindi praticamente essendo una penisola ci troviamo in un mare chiuso, che significa che noi cerchiamo praticamente la nostra bellezza a Trieste, se c'è un inquinamento si troverà a Trieste domani mattina. Oltretutto lei conosce praticamente problemi ecosistemici, dove ci sono ancora praticamente sui fondali delle Tremiti residui della seconda guerra mondiale, dove abbiamo fatto il blitz quest'estate alle isole Tremiti con tutti i sindaci, le amministrazioni, non ci sono barriere politiche e altre cose, c'è soltanto una corresponsabilità del territorio, perché il nostro vero petrolio non è a livello marceologico quello che praticamente viene estratto, ma avviene praticamente la qualità del petrolio è scadente, c'è un altissimo costo di raffinazione con i costi del petrolio che ci sono oggi, il futuro lei sa che siamo sulle rinnovabili e quant'altro, quindi dal convegno che abbiamo fatto a Manfredonia all'Istituto Torniolo, se l'ingegnere De Meo, che è uno dei nostri tecnici, ha parlato della fusione fredda, dell'idrogeno e quant'altro, quindi il nostro petrolio c'è, ed il turismo, e i prodotti tipici, le bellezze naturali, ne abbiamo tante. Quindi praticamente per gli amici di Ravenna che dicono che 7.000 famiglie sono in pericolo, che dopo non è vero, noi rispondiamo con 27.000 famiglie soltanto del Gargano, tutto il sud, il patrimonio della Calabria, il patrimonio della Sicilia, eccetera, che la loro economia è basata sul turismo, sui prodotti tipici, sull'artigianato e quant'altro, viene messa praticamente in piedi da chi? Da quattro speculatori che vogliono praticamente estrarre un petrolio scadente, quando praticamente i costi con le borse che praticamente sono in discesa non vedono questo bilancio costi-benefici, praticamente profit. Nel prossimo servizio ci occupiamo del convegno intitolato Spese straordinarie e trasferimenti immobiliari nel diritto di famiglia. Scopriamo di cosa si tratta. Il presidente della sezione famiglia del Tribunale d'Auno e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, nel corso del convegno intitolato Spese straordinarie e trasferimenti immobiliari nel diritto di famiglia, hanno sottoscritto due distinti protocolli, uno in tema di trasferimenti immobiliari e l'altro in tema di regolamentazione delle spese straordinarie nei procedimenti in tema di diritto di famiglia. Il convegno è stato organizzato per aiutare le famiglie, dopo la fine di un rapporto, a comporre la crisi degli affetti, dei sentimenti, delle identità, delle relazioni e per agevolare una sistemazione dei beni immobili più consona alla nuova geografia della famiglia. Tanti gli argomenti trattati durante l'incontro, tra i quali il concetto e le finalità dell'assegno di mantenimento del coniuge, definizione e contenuto della categoria delle spese straordinarie, distinzione tra quelle abbisognevoli di consenso preventivo e di quelle non abbisognevoli, anche ai fini della loro ripetizione. Importante anche l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in materia di famiglia, segnatamente con riguardo a quelli relativi alle spese, il rito, evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Inoltre sono state esposte le finalità dei protocolli e deontologia professionale dell'avvocato della famiglia, il dibattito giurisprudenziale relativo all'ammissibilità dei trasferimenti immobiliari nei giudizi di soluzione della crisi e l'ammissibilità dei trasferimenti immobiliari nel provvedimento che definisce la crisi della famiglia. A Foggia si è svolta oggi la 21ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia dal titolo Ponti di memoria, luoghi di impegno. Ce ne parla Tiziana Puttano. Anche a Foggia, luogo simbolo scelto per la Puglia, si è svolta la 21ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, intitolata Ponti di memoria, luoghi di impegno. Anche quest'anno, nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, Libera, gli enti locali, le scuole e i cittadini si sono stretti nel dolore dei familiari delle vittime per ricordare tutti gli innocenti che hanno perso la vita per mano della mafia e per creare in tutto il paese una memoria responsabile e condivisa, in grado di generare impegno e giustizia quotidiana. Il nostro territorio è stato, nei mesi scorsi, teatro di numerosi e preoccupanti episodi criminali, che hanno sottolineato una presenza mafiosa violenta e ben radicata nel territorio. Partendo proprio da questa memoria delle vittime innocenti, della criminalità, c'è bisogno di costruire un ponte che unisca tutta la Puglia, da nord a sud, che possa essere la base per una stagione di riscatto e di ribellione al gioco criminale. Il medico
foggiano Nicola Moscatiello è stato premiato per una nuova tecnica per gli interventi al colon. Ce ne parla Filippo Moscagiuri. Al Congresso Nazionale delle Malattie Digestive che si è svolto a Napoli dal 24 al 27 febbraio, il Comitato Scientifico ha premiato per la sezione di endoscopia lo studio elaborato dal dottor Nicola Moscatiello, direttore della struttura di gastroenterologia universitaria degli ospedali riuniti di Foggia, sull'utilizzo del polidocanolo nelle polipectomie endoscopiche. Lo studio è basato su un'innovativa tecnica che utilizza l'iniezione del polidocanolo, soluzione sclerosante con note proprietà procoagulative e antiemorragiche, nelle polipectomie complesse del colon. Questa tecnica si è dimostrata efficace nel ridurre significativamente l'incidenza del sanguinamento post-polipectomia, che è la più temibile complicanza di queste procedure. Il lavoro è stato pubblicato sulla più prestigiosa rivista di endoscopia a livello mondiale, Gastrointestinal Endoscopy, e il premio è stato ritirato dal primo autore della pubblicazione, Antonio Faccino Russo, dottorando di ricerca presso l'Università degli Studi di Foggia. Ma ascoltiamo l'intervista rilasciata a Pegaso TV dal dottor Nicola Moscatiello. Professor Nicola Moscatiello, innanzitutto, visto che Pegaso TV è la TV delle buone notizie, auguri e complimenti per l'ennesimo riconoscimento alla sua passione medica, più che alla sua professione medica. È un riconoscimento che però non deve essere finalizzato e limitato soltanto a me, perché quando si fanno certe cose vuol dire che c'è una squadra dietro, qualcuno che ti segue, qualcuno che ti comprende, qualcuno che magari riesce a intuire anche quello che c'è da fare. E quindi devo dire che in questo periodo è un periodo fortunato, ho un'ottima squadra e stiamo raccogliendo molti risultati positivi. Qual è la peculiarità dell'attività fatta dalla sua equipe? Ho avuto a che fare con il dottor Faleo, che è stata una persona lungimirante, che mi ha inviato all'Istituto Oncologico Francese. Ho avuto un'estrazione oncologica. Questa estrazione oncologica va a 360 gradi con una mentalità molto aggressiva dal punto di vista dell'interventismo, e questo ti permette di aprire gli orizzonti e di provare nuove strade. Abbiamo provato nuove strade in campo oncologico, abbiamo provato anche nuove strade in campo nella prevenzione delle complicanze di una delle procedure più frequenti da fare in endoscopia, che sono l'asportazione dei polipi intestinali. E con questo è tutto. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Pegaso TV.